Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Golden Sun. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con noi che siamo qui arrivati alla Sala degli Astri, dopo aver affrontato il Tempio del Sol. È arrivato dunque il momento di fare un favore a Kraden e prendere i suddetti astri, solo che pensavo di poter passare da là, invece no. Dobbiamo farci il giro per lungo, sì. Certo, effettivamente, se devi prendere una cosa così importante, non la metti in modo facile da prendere. Ed ecco qua, il primo degli astri, gli astri della terra. Hai ottenuto l'astro di Venere in una borsa di Mithril. Bene, bene, ora recupera pure gli altri. Certo, certo. Tanto a te che ti frega, Kraden. Sto facendo io tutto il lavoro. Il prossimo andiamo a prendere quello dell'acqua. Che poi è stato tutto un caso. Io sono andato a quello di Venere per primo perché era lì. Ho detto andiamo a prenderlo subito. Hai ottenuto l'astro di Mercurio in una borsa di Mithril. Bene, bene, ora recupera gli altri. Grazie, Kraden. Tu sì che sei un uomo molto saggio e dalle tante e mille parole e mille sfaccettature. Eccoci qua all'astro di Marte, ma dobbiamo prima andare a prendere l'altro, quello di Giupiter. Ecco qua. Allora, proseguiamo. Ora che si sono alzati tutti i due pilastri. Che poi, arrivato a questo punto, alcuni pilastri non serve neanche che siano tutti alzati, a parte per storia, cioè nel senso a livello di passaggio. L'astro di Giove va nella borsa di Mithril. Quindi? Che succede? Che c'è? Dov'è Bugo? No, si scherza, ovvio. Pare che ci abbiano scoperti. Pensavo di essere al sicuro, finché non hanno preso gli astri elementali. Ehi, voi! Non penserete di rubare gli astri elementali? Kraden, non ci starei mica dando dei ladri. Non sei forse tu ad aver rubato le nostre informazioni? Kraden, che farete di noi dopo aver rubato gli astri elementali? Oh, penso che si sbarazzeranno di noi non appena non gli serviremo più. Rilassatevi, non vi faranno nulla. Abbiamo fatto un patto, no? Dipenderà tutto da come coopereranno. Se ci daranno gli astri elementali non avranno nulla da temere. Non vi basta? Avete capito? Se volete salvare i vostri amici dovrete darci gli astri elementali. Dopo tutta la fatica che abbiamo fatto, accetti le condizioni? No. Ottimo, Geco! Non devi dargli gli astri elementali! Ehi, vuoi farci arrabbiare? Non ci tieni i tuoi amici? E dopo avervi dato gli astri elementali, quali garanzie abbiamo? Garanzie? Posso darvene una. Devo chiederti di togliere la maschera. Ma così? Certo, ottima idea. Sarà lui la nostra garanzia. Beh, in questa situazione non abbiamo altra scelta. Felix, togliti la maschera. Cosa? Cosa ha detto, Geco? L'ha chiamato Felix. Ha detto proprio così, non è vero? L'hai sentito anche tu? Felix, non ci credo. Quel giorno, il macigno, lo vedemmo morire, no? In realtà l'abbiamo visto sparire. Cercammo per settimane, ma non fu mai ritrovato. Che succede, Felix? Non vuoi che si sentano più al sicuro?
Felix, era il nome di tuo fratello, vero? Ma quell'incidente, mio fratello... Lo farò. Mi toglierò la maschera. Cic. Ma non è possibile. Ma è... So che hai molto sofferto, Jenna. Quel giorno mi salvai per miracolo. Fummo noi a salvarlo. Lo vedemmo galleggiare svenuto, trascinato dalla corrente. Da allora sono sempre stato insieme a loro. Ho appreso molto. Ma perché? Perché mi hai lasciata sola? Jenna. Fratello mio, pensavo che fossi morto. Ehi, risparmiateci le lacrime, vi prego. E va bene, gli astri elementali sono la cosa più importante. Che ne pensate? Felix non può permettere che si faccia male la sua sorellina. Sarà Felix la nostra garanzia. E ora dateci gli astri elementali. Beh, non possiamo fare altro, vero? Non abbiamo altra scelta. Dobbiamo dar loro gli astri elementali. Io non lo farei. Se non glieli diamo, non lasceranno andare Jenna. Già. Garrett prende gli astri elementali. Permetti che ti sottragga questi astri elementali? Oh, Alex, sei in ritardo. Alex è uno dei nostri. Puoi dare a lui le pietre. E allora perché non va lui a prendere l'ultima? Dobbiamo fare tutto noi come al solito. Bene, dopo tutto questo lavoro. Garrett è dagli astri elementali. Scusami tanto, ma dovrei farci un altro piacere. Dovrei andare a prendere anche l'ultimo astro elementale. Ma tutti puoi teletrasportare, vai tu! Volete che prendiamo anche l'altro per voi? Beh, forse non siamo stati abbastanza chiari. Avete detto che avreste liberato Jenna dopo aver ricevuto gli astri elementali. Vabbè, però... No, amico, noi intendevamo tutti gli astri elementali. Smetti di lagnarti e portaci l'ultimo astro. Grazie per la collaborazione. Stiamo aspettando. Affanculo, puoi teletrasportarci, devo fare tutto io. Pensa un po'. Te l'avevo detto di non darglieli. Vabbè, andiamo a prendere anche l'ultimo. E dobbiamo girare dove? Già, devo rifarmi tutto il giro al contrario. Scusate, con permesso, devo passare. Ma pensate, dopo tutto quel duro lavoro di saltelli aggraziatissimi, dobbiamo farci fregare le pietre in questo modo. Ecco qua. Hai preso l'astro di Marte. Esatto, nella borsa di Mitril. Che succede? Sta per crollare tutto. Già, togliere gli astri elementari non è stata una buona idea. Che succede? Che c'è? No, di nuovo. L'acqua è scomparsa. La sala sta crollando perché non ha più l'energia degli astri elementali. Sono queste le terribili conseguenze di cui parlano gli abitanti del villaggio. No, qui c'entra anche la forza dell'alchimia. Forse è meglio che scappiamo, no? Ah, è tutto finito. Ma che è stato? Che è stato? No! Io sono il sasso con l'occhio. Quel masso sospeso, sai cos'è, Geco? No. Neppure io. Pare che qualcuno lo stia sollevando usando la psicoenergia. Non sarà per caso il saggio? Che potenza, incredibile. Ci sta guardando. Fantastico. Deve trattarsi del guardiano degli astri elementali. Qui si mette male, forse dovremmo fuggire. Ma l'astro di Marte ci serve, non possiamo lasciarlo qui. Felix ha ragione, non possiamo opporci al guardiano.
Potremmo prendere l'astro di Marte un'altra volta. Magico e Garrett, non possiamo lasciarli qui. Non possiamo farci nulla, difficilmente ne usciranno vivi. Ma Saturos, forse potrebbero farcela. Beh, tutto è possibile, allora cosa suggerisci di fare? Portiamo questa Genna via con noi, se sopravvivono vorranno riaverla. E se la rivogliono dovranno portarci l'astro. Ma Kraden deve venire con noi, è troppo importante. Alex, non vorrei rompere la promessa. Le cose sono cambiate. Genna non c'entra niente con tutto questo, non le farai del male. Fate di me ciò che volete, ma lasciate stare Genna. Hai coraggio, vecchio, ma non ti servirà per aiutare Genna. Se lasciamo Genna ora, morirà sicuramente. È questo che vuoi, Felix? Tss. Va bene, portiamola con noi. È meglio discuterne un'altra parte, Felix. Felix! Andiamo, ti prego. Sì, intanto noi siamo ancora là fermi a guardare il mondo crollare. Sbrighiamoci! Non spingere mia sorella! Con chi credi di parlare? Ricordati che ci devi la vita! Adexia! Stai buona! Ehi, faccio sempre del mio meglio. Non ho detto Alexa, scusami, non ti volevo offendere. Kraden, tu verrai con noi, naturalmente. Dai però, usciamo che questo posto sta crollando, per favore. Ma devo vedere tutti che si teletrasportano o la fanno finita prima questa scena? Gecko, Garrett, dovete tenere duro. Ovviamente dobbiamo vedere tutta la scena in cui tutti si teletrasportano. L'astro di Marte. È un peccato lasciarlo qui, ma credo che lo riavremo presto. No. Cioè io, conoscendo la storia, ti dico no. Mi spiace Alex, ma no. E che cazzo? Ci hanno lasciato qui a morire. Le cose si sono messe male, non credi? È un miracolo se siamo sopravvissuti. Abbiamo perso Genna e Kraden. Già. Credi che le faranno del male a Genna e Kraden? No. Sì, sono al sicuro. Felix è con loro. Però è meglio se ci muoviamo. Questo posto sta per crollare. Sta per essere distrutto. È una situazione terribile. Dovremmo camminare a lungo per uscire da qui. Beh, oddio, basterebbe usare la psicoenergia di uscita. Siamo davvero in pericolo. No, vai tranquillo. Smetti di fare il duro e cerchiamo di fuggire. Ehi, Gecko, Gecko, sono qui, dobbiamo andare. Wow, il sasso volante. Che ci fai lì? Questo posto sta per diventare pericoloso. Sei tu il pericolo. Stai buono tu, smetti di muoverti. Il vulcano sta per eruttare, non posso trattenerlo per molto. Dovete andarvene da qui. I digini elementali sono tornati. Porta fuori l'astro elementale. Va bene. Rimettilo nella sua borsa. Gli astri elementali si stanno spostando. Senza il potere degli astri elementali, il magma si può muovere liberamente e fare crollare la sala. Che palle che non vedo cosa c'è subito dopo alcune frasi, perché si può muovere
Liberamente. E se questa sala scomparirà, non sarà possibile riportarvi gli astri. Il mondo sarà indifeso contro la minaccia dell'alchimia. L'alchimia è una minaccia! In mani sbagliate, il suo potere potrebbe essere molto pericoloso. Se gli astri elementali accendono la fiamma dei quattro fari, si scatenerà tutta quella potenza. Finché i quattro fari restano spenti... Smettila di muoverti, cazzo di vulcano! Stai buono! T'ho detto di smetterla! Stai buono! Cazzo, sta iniziando a muoversi un po' troppo velocemente il vulcano. Il vulcano sta eruttando, scappate, sciocchi! Ma come? Ah, capisco, vi aiuterò! Oh, siamo usciti, perfetto! Dobbiamo muoverci! Ma allora, quell'occhio sospeso ci ha salvati, certo! Ecco, qua parte una cosa che io non ricordo effettivamente di Golden Sun, ma ne parliamo tra poco. Ah, bene, usciamo di qui! Corri! Anzi, in realtà, basterebbe fare... ritirata! Che potevamo farlo fin dall'inizio, ma... shh. Ecco, allora, mi fermo un attimo qua, nonostante il momento sia tragico. Io qua non mi ricordo una cosa. L'occhio ci dice che i fari non devono essere accesi, ma io, per esperienza storica, mi ricordo che i fari invece devono essere accesi per riaccendere la fiamma dell'alchimia, per far vivere di nuovo l'alchimia che in questo momento sta per morire. Però effettivamente è un ricordo molto vago, perché è passato molto tempo, sia da che ho giocato il secondo capitolo che il terzo. Il secondo capitolo devo averlo giocato ancora che ero alle medie. Il terzo ero in... quarta superiore, ero in quarta superiore, dannazione, è passato un bel po' di tempo, bel po'. Che cavolo sta succedendo? Credevo che il Monte Aleph fosse un vulcano spento. Oh, mio nipote, speriamo che l'eruzione non abbia colpito Garrett. Nonno, non è detto che si trovi lassù. Ma qualcuno l'ha visto risalire il Monte Aleph con i suoi amici? Sono passati di qui mentre ero di guardia. Jake e Garrett sono andati con Kraden. Non hanno detto che studiavano l'alchimia? Sì, ma cosa c'entra tutto questo con l'eruzione? Beh, a quanto pare c'entra qualcosa. Oh cavolo, quelli ci fanno il culo. Ah, e il nonno con gli altri. Che dobbiamo fare, Jake? È meglio che torniamo indietro? No. Dobbiamo andare e subire le conseguenze. Garrett! Jake! Siete salvi! Venite qui tutti e due! Oh cazzo, quelli ci ammazzano ora. Adesso ci fanno il culo. Dove siete stati? Che è successo? Dobbiamo dirglielo. Jen e Kraden, non erano con voi? Sì. Sono stati portati via. Da chi? Due tizi. Sono stati stronzi. C'era anche Felix. La cosa si sta facendo troppo complessa. Dovrete dirci esattamente ciò che è accaduto alla montagna. Venite entrambi al tempio. Avanti. Clunch. Adesso vi fanno il culo. Cacchio. E quindi questo è tutto il riassunto di quello che è successo. È arrivato un tizio, poi un altro tizio. Ci hanno rubato le pietre, è arrivato un sasso con un occhio. Il sasso con l'occhio ci ha salvato dopo che gli abbiamo fatto vedere il sasso. E quindi kaboom, adesso il vulcano sta per esplodere. Cavolo, è una situazione terribile, abbiamo cercato di scappare ma non c'era modo di scappare. Quindi l'occhio ci ha aiutato e ci ha detto di venire qui. E quindi adesso siamo ritornati al villaggio e voi ci state facendo il quarto grado. Ecco qui tutto. Beh oddio, forse andava ancora un po' avanti.
Non mi immaginavo che andasse così avanti sta storia. Io ho fatto un sunto totale. E loro stanno ancora parlando. Chi l'avrebbe mai detto? Il vero tempio! E Jen e Kraten sono prigionieri! Eh già, brutta storia. Sono stati portati via contro la loro volontà. Credi che sia possibile salvarli? Il fratello di Jen, Felix, li proteggerà, vero? Che succede, gran guaritore? Sei silenzioso? Ti vedo assente, come se fossi distante centinaia di chilometri. Oh, vi chiedo scusa. Ero sovrappensiero. Il masso sospeso che ha aiutato Jaco. Ebbene? L'avevo già visto nei miei sogni. È il saggio. Poco fa mi è apparso nuovamente e mi ha parlato. Ti è apparso proprio ora? Credo che fosse il saggio, il guardiano degli astri elementali. Mi ha raccontato ciò che è accaduto al tempio del Sol. Di Sol. Che ti ha detto il saggio riguardo all'eruzione? Che la terra bada finché riuscirà. Il vulcano distruggerà Vale. E al momento non si può fermare l'eruzione. Vale sarà... Vale si salverà. Il saggio impedirà che la lava ci raggiunga. Vai avanti, gran guaritore. Alla fine il villaggio sarà distrutto, vero? È inevitabile. Ci attende qualcosa di ben più grave della distruzione di Vale. Che ci può essere di più grave? La distruzione del mondo, cretino. Una potenza terribile. Le gemme degli astri elementali contengono un'incredibile potenza. E Vale ha custodito queste gemme? Esatto. I fari elementali prenderanno il controllo del mondo. Ecco, è questo che non mi ricordo. Tutto il discorso è contraddittorio. Noi andiamo appunto a cercare di impedire l'accensione dei fari, ma l'accensione dei fari è importante per far rivivere l'alchimia che sta per distruggere il mondo, che la sta spegnendo. Ma non mi ricordo quando questo ci viene detto. A questo punto credo proprio nel secondo gioco. Quando si scatenerà la potenza delle gemme elementali, il mondo... Il saggio vuole che le recuperiamo le gemme, vero? Il destino del mondo è nelle nostre mani. Se non facciamo qualcosa potrebbe essere la fine. Sarebbe tremendo. Nessuno può salvarci ora. Nessuno tranne noi stessi. Ma cosa possiamo fare? Tocca a voi due salvarci. Loro dovranno recuperare gli astri elementali. Allora credi che dovremmo lasciare il destino del mondo nelle mani di Jack e Garrett? Garrett è ancora un bambino. Non può avere una tale responsabilità. Ho 17 anni. Questo ha detto il saggio. Ognuno dovrà prendersi la sua responsabilità. Ora ognuno di voi deve prendere la sua decisione. Non so che fare. Jaco, decidi tu. Jaco, accetti di essere responsabile del destino del mondo? No, e ce ne andiamo e fine della storia. Che tra parentesi, in realtà questa è un'opzione. Tu puoi dire di no, uscire da questa stanza e, se non ricordo male, c'è proprio la scritta "il mondo è finito". Accetti! Oh, Jaco, non posso crederci! Hai scelto tu di lasciare la decisione a Jaco. Ora non c'è più motivo di discuterne. Hai ragione, scusami. Saggio, questi due ragazzi accettano il compito. Siamo in attesa delle tue prossime disposizioni. Eccomi, sono il saggio. Avete fegato per accettare un simile compito. Io sarò con voi. Vi auguro che la saggezza vi guidi al vostro cammino.
Oui. Quello era il saggio. Cosa ho detto il saggio? Ma eri qui anche tu. Felix deve liberare il potere. Trovate i fari. Gli astri elementali vi guideranno. Ah, oh, ok, stavo aspettando qualcuno dicesse qualcosa io. Beh, e allora? Cosa dovranno fare laggiù? Bella domanda, se lo chiedono tutti. Ma, gran guaritore, sono tutti qui i consigli che puoi darci. E che cazzo volete? Io vi ripeto quello che ci ha detto quel sasso. Cercate gli elementali, i Dijin. Vi saranno utilissimi. Nient'altro. Nient'altro. Davvero? Non puoi proprio dirci nient'altro? Che vuoi da me? Io ripeto quello che ci dice il sasso. È tutto, sindaco. È tutto nelle vostre mani, Jaco, Garrett. Io ora me ne vado a fare un riposino. Beh, fantastico. Non so che dirvi, Non è giunto il momento di meditare? Meditare? Ah, certo, sì, meditare. Oh, sì, le meditazioni, iniziamo. Andiamo. Ragazzi, avete fatto un casino. Ma come si fa a mandare dei ragazzini in giro per il mondo senza alcuna preparazione? Saremo pronti. Sono d'accordo, ma... non c'era altra scelta. Allora, quando partiranno? Non potremo permetterci di attendere a lungo. Hai ragione. Allora, domani? Domani, sì. Mamma, devo decidere io quando salvare il mondo, che cazzo? Hai visto? Stanno per partire. Come mai si stanno tutti recando alla porta della città? Come? Non lo sai? Cosa? Jack e Garrett stanno partendo da Vale per un lungo viaggio. Oh, vorrei andarci anch'io. Dicono che sia molto pericoloso. Ah, davvero? Allora sono andati tutti là per salutarli. Quel cane dove cazzo è andato? Vabbè, andiamo a salutare, dai, andiamo anche noi. Vabbè. Ste scene ogni tanto di silenzi incredibili. Boh, vabbè. Ehi, che succede? Non capisco, la mamma di Jaco non è con gli altri a salutarlo. Hai ragione. È vero, non c'è. Ehi, dobbiamo andare anche noi a salutare? Ma certo, andiamo. Sti ragazzini, contiamo su di te, Jaco, e anche su di te, Garrett. Ma io sempre per secondo, vengo. Non bevete l'acqua se ha un cattivo odore. E prendete questi. Jaco ottiene dell'erba. E a me niente. So che non devo bere l'acqua stagnante, sorellina. Non dagli retta, Jaco. È un lavandino. Mangerebbe tutto quello che gli capita a tiro. E smettila tu. Ma Dora è molto in ritardo. Ah, sì, è vero. La zia Dora mi ha chiesto di darti questo, Jaco. Jaco tiene bolle di presa. Credo che sia tutto pronto per partire, vero, Jaco? Pensaci bene, Garrett. Non deve essere facile per Dora. Come madre di Garrett, so come si può sentire Dora. Ma io ho ancora mio marito, il padre di Garrett, mentre Dora ha solo Jaco. Non vorrebbe che te andassi, Jaco, ma sa che devi farlo, e vederti partire le farebbe troppo male. Con tutta questa gente attorno non riusciranno mai a partire. Per l'ultima volta, addio! Addio! Ciao ciao! Addio! E che cazzo, ci state cacciando dal villaggio! Ed eccoci qua! La nostra avventura parte adesso! Ma noi ci salutiamo qui.
hai salvato il gioco. Quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.